intanto le chiedo cosa è successo nell'intervallo e cosa magari ha detto Corini al suo staff per stimolare il gruppo, per aggiustare anche qualcosa. Ma niente, abbiamo detto che dovevamo ritrovare equilibrio, che bisognava cercare di fare meno errori possibili. In quel momento lì la squadra si è fatta prendere dalla frenesia di volerla pareggiare e vincerla subito, invece la partita è molto lunga, purtroppo ancora una volta siamo passati in svantaggio, abbiamo fatto oggettivamente diversi errori, non un buonissimo, anzi un bruttissimo primo tempo, e in quel momento lì bisognava solo dare tranquillità e serenità, riprendere a fare le cose che abbiamo fatto, che abbiamo sempre fatto, ritrovarci nelle cose che sappiamo fare e che alleniamo tutti i giorni. E in quel momento lì la squadra ha ripreso un equilibrio. Sicuramente il 2-2 probabilmente ha dato una botta emotiva a loro, avendolo fatto subito. La squadra poi è venuta fuori in modo, penso, straripante, strameritando la vittoria. E niente, insomma, questo dobbiamo sicuramente trovare un equilibrio diverso, cercare di fare meno errori, perché col mercato di gennaio abbiamo sicuramente alzato il livello tecnico della squadra, quindi dobbiamo ritrovare un po' di equilibrio tra la fase di non possesso e quella di possesso. Mister, si è arrabbiato in occasione del primo gol? Si agitava tanto in panchina, c'è stato un momento in cui avrà pensato che così non si va avanti? Sì, perché abbiamo preso dei gol, diciamo che il primo tempo ogni volta che il Modena andava di là avevi la sensazione che potessimo prendere gol, quindi purtroppo non so cosa sia successo e in quel momento lì i ragazzi un po' avevano bisogno di sostegno, per fortuna siamo arrivati a fine primo tempo solo sul 2-1 e quindi dopo l'abbiamo pian piano rimessa in sesto. Secondo me abbiamo fatto molto bene e siamo contenti, però sappiamo che dopo questa partita bisogna lavorare e sapere che adesso le ultime 8 partite non potremo più permetterci di fare certi errori. L'importanza di aver trovato il gol di Tutino, di Vido, di Soleri da titolare? Sì, siamo molto contenti perché abbiamo un reparto d'attacco forte, naturalmente la punta di diamante è Matteo, che in questo momento è rimasto fuori, però chi ha giocato stasera ha fatto molto bene, sia quelli che hanno giocato all'inizio, sia quelli che sono subentrati. Siamo molto contenti del gol che ha fatto anche Luca, perché lo meritava, quando è ritratto all'infortunio si sta allenando molto bene, forte, ma penso che la cosa più importante di stasera sia il gesto che ha fatto Soleri, quando a rigore sarebbe dovuto essere lui quello che doveva batterlo, e invece ha tolto qualcosa di suo per lasciarlo a Luca, e quindi è stato un bellissimo gesto. Quindi complimenti a Soleri, complimenti a Vido, complimenti a Tutino, complimenti a tutta la squadra, perché è stato un gesto molto bello ed è una vittoria che è molto importante prima della sosta. Questa sosta arriva al momento giusto? Penso di sì, perché abbiamo diversi giocatori fuori, quindi abbiamo bisogno di recuperare energie, perché soprattutto i ragazzi che hanno tirato la carretta all'inizio dell'anno, adesso andiamo a fare questo ritiro a Girona, cercheremo di recuperare forze, energie, infortunati, lavorare sulle cose non fatte bene e migliorare ancora di più quelle che sappiamo fare. Mister, cosa ha detto ai ragazzi all'intervallo, perché è praticamente cambiata la squadra? Ma di essere tranquilli e sereni, che la partita era comunque ancora molto lunga, che c'erano 50 minuti, il mister ci ha dato le indicazioni dall'alto giuste e noi abbiamo cercato di trasferirle come staff. E penso che si è visto da subito, insomma, l'impatto avuto nel secondo tempo è stato determinante, il gol sicuramente ha aiutato questa forza, poi questo stadio qua con questi tifosi qua che ti spingono diventa complicato per gli altri giocare qua, e quindi un grazie veramente, insomma, l'appello che il mister ha fatto prima della partita è stato veramente aiutato dal pubblico, quindi grazie anche ai tifosi che sono stati splendidi. Possiamo cominciare dalla fine, cioè Lurlo, Soleri, mentre ricorrevi al 97esimo il pallone con i crampi. Ma cosa ti ha spinto a fare? Cioè, stavi vincendo 5-2, no? Però la gente ha apprezzato molto. No, veramente è stata un'emozione unica, non me lo aspettavo, però penso che fino all'ultimo minuto tutta la squadra ha provato a dare tutto. Io ho fatto una rincorsa perché era troppo importante oggi tornare alla vittoria, perché nelle ultime partite purtroppo abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, e quindi oggi tutta la squadra ci teneva a vincere questa partita e siamo riusciti a fare una grande rimonta e siamo contenti di questo risultato. Primo gol da titolare non è roba da poco dopo 2 anni. No, finalmente almeno abbiamo sfatato questo tabù e sono felice, ma l'importante oggi era vincere, l'importante era vincere, siamo contenti di esserci riusciti. Senti, partita però abbiamo visto di tutto, tanti errori subito sotto, intanto c'è Marconi che viene ad abbracciarlo in diretta. Ivan è un fratello, non ho sentito la domanda, no, scusa. Dicevo, cioè, abbiamo visto di tutto, tantissimi errori, alla fine si è vinto, però insomma una partita con tante storie dentro.
No, certo, il Modena è una squadra forte, non era facile sicuramente recuperare questa partita. Ci sono stati tanti errori, ma siamo stati bravi alla fine, nonostante appunto questi errori, a riprenderla, a crederci fino alla fine. E poi fare 5 gol non è mai semplice. Oggi non ne avevamo mai fatti tanti e oggi siamo stati più cinici del solito e siamo contenti. Del rigore, ci hai pensato a tirarlo tu o l'hai lasciato direttamente al video? No, io sinceramente avrei voluto tirarlo, però penso che un ragazzo come Luca se lo merita, perché si allena sempre bene, non era riuscito ancora a segnare quest'anno e quindi oggi meritava anche lui la soddisfazione personale di riuscire a fare gol, perché prima viene il gruppo, secondo me, ho sempre pensato così e tutta la squadra la pensa così, quindi oggi siamo felici dei 3 punti, siamo felici che Luca abbia fatto il primo gol, perché è un attaccante forte e più siamo e meglio è, perché da qui alla fine mancano 8 finali e abbiamo bisogno di tutti. Ecco, la possibile partente, grande protagonista, cosa ti passa adesso per la testa? Ma sono contento, perché io non sarei mai voluto andare via, perché come ho già detto sono felice a Palermo, amo Palermo, quindi per me è stato un orgoglio poter rimanere, cercare di aspettare il mio momento, e sapevo che prima o poi, quando sarebbe toccato a me, avrei cercato di farmi trovare pronto, e sono felice così in questo momento. Dicevo, ti abbiamo visto un po' zoppicare a fine partita, soltanto crampi, no, sì. Il pubblico ha subito urlato il tuo nome. No, come ho detto prima, sì, un po' di crampi, perché ho corso tanto e oggi è stata una partita molto dispendiosa sia a livello di energie mentali, perché comunque andare sotto 2-1 poi recuperarla non è mai facile, quindi ero un po' stanco, però ci tenevamo tutti a fare una grande partita fino alla fine. Siete un gruppo molto compatto, unito, anche nel momento in cui scherzate tra di voi, insomma, si vede, come è successo poco fa con Marconi. Ti posso chiedere cosa direte a Brunori, visto che avete fatto 5 gol senza di lui? Ma Brunori è il nostro attaccante, il nostro capitano, il nostro bomber. Sicuramente quando tornerà può darci soltanto una mano, perché un giocatore come Matteo non ce l'ha nessuno in squadra, quindi lo aspettiamo, deve recuperare al meglio. Poi siamo un grande gruppo, perché cerchiamo sempre, anche quelli dell'anno scorso, di amalgamare questo gruppo. Ormai sono 6-7 mesi che stiamo insieme, qualcosa di più, e piano piano anche questi ritiri che facciamo servono a farci stare insieme, a far gruppo, perché alla fine è il gruppo che vince, è il gruppo che va in campo, e oggi si è visto e siamo contenti.